Ok, accendiamo il metal. Qui spazzolo con una frequenza bassa. Vediamo come arriva. E 7 kHz. Vediamo, dai. Come vi ho detto, qui dovrò, vedete, dovrò spaziare, dovrò fare un po' di slalom. È più facile fare slalom sulla neve qua, per me. Miseria. Ah, non ho stabilizzato, accidenti a me. Mi dà 76. Ok, adesso sì. Oh, proviamo. Quello che riesco a fare. Qua è un pochettino più schiacciato. C'è, sembra un segnale superficiale. E difatti, appena qua. Vedo già della ruggine, della ferraglia. Quadratura. Ho visto qualcosa di interessante. La Madonna, prima buca. Monetina. Oh, cacchia. Prima buca, monetina. Di solito quando inizio con una moneta poi non trovo più una cippa di niente. Sì, la monetina liscia però. E non si vede niente. Vabbè, andiamo avanti. Allora, qui ci sono due segnali. Questo è alto, sarà alluminio. Spero argento. E questo sui 70-66, che potrebbe essere una moneta. Vediamo. Infatti ho capito che era superficiale dal doppio segnale. Alluminio, col cavolo, con la moneta. Robaccia che mettiamo via e vediamo l'altro segnale. Ecco, è questo qua. Questa è un giocattolo. Che cavolo.
Boh, non si capisce. Sembra quasi un trattore, quello che rimane di un trattore. Sa di sì. E vabbè, dai. Andiamo avanti. Qui un segnale che mi dà 85-87, abbastanza stabile, è stabile, quindi si scava. Ok. Eccolo lì, voilà. Dal colore, dalle dimensioni, è 11 centesimi. Vittorio Emanuele o Lumbertone. Ma può essere, sì, eccolo qua. Qui sono ben rovinate perché quei campi qua li concimano, quindi il concime corrode alla grande. Insomma, comunque dovrebbe essere un 10 centesimi. Molto rovinato. Sì. Vabbè. Andiamo avanti. Qui sotto c'è qualcosa. Monetina, sì. Una monetina che assomiglia a quella di prima. Sottile, piccola e leggibile. Intravede qualcosa, però boh, vedremo una volta pulita. Vedremo una volta pulita se si legge qualcosina per poterlo identificare. Ai, e vuole ritornare nella buca, visto? Così. Andiamo avanti. Questo segnale è basso, è 57, 55, 73, 72, 65. Però io lo scavo, è facile che sia ferraglia. Però nel dubbio, ragazzi, scavate. Vediamo un po'. Guarda qui. Lì si rimangiano le cornacchie e piccioni. Eccolo lì. Ah no. Voilà, avete visto? Segnale stabile, però nel dubbio scavare e difatti, aspetta che, e difatti monetina. Vedete ragazzi?
Nel dubbio scavate. Questo sembra che si riesca a leggere qualcosa. Sarà la sorella delle altre due? No, mi sono illuso. Oh sì. È un Vittorio. Che miseria, un Vittorio, sarà spiga. Sembra di vedere il testo, sì. È una spiga. Vediamo se riesco a inquadrare almeno il testone. Oh mamma mia! Eccolo qua, la vedete? Vedete? Poi di là non si vede niente, ma se fosse un'ape sarebbe più grossa, però oh, incuriosisce. Incuriosisce anche voi sapere. Eccola qua, si vede la spiga. Si comincia a intravedere la spiga, 5 centesimi, credo. E vabbè, eccola lì, vai. Comunque si vede così. Si vede poco, una spiga, dai. Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo un segnale misto, un po' misto. Potrebbe essere anche un pezzo di una piastra di ferro. È superficiale. Eccole. È qua dentro. Eccolo qua. Un cucchiaino, un alluminio, mi sembrerebbe schiacciato, guardate come è stato schiacciato bene. Che miseria, se riuscirò a aprire, è proprio stato schiacciato in modo perfetto, poi è intero, eh. È alluminio, oh, argento, ma ha un bel colorino, eh? E lì si legge qualcosa, però ci vuole la lente di ingrandimento, sarà alluminio, e vabbè, portiamocelo a casa, ciao. Ok, ritorniamo alla macchina. Ma che bel lavoro che hanno fatto, hanno pulito tutto. C'erano tutte sterpaglie, tutti i rovi.
e hanno bonificato dal lavoro.